Da un futuro lontano lontano, un robot viene mandato indietro nel tempo con un'unica missione: difendere quella che diventerà il volto della resistenza umana, il generale Fiona, e salvarla dal suo più acerrimo nemico, la polvere. Amiche e amici, benvenuti nella resistenza, come direbbe Daffy Duck. Sì, la resistenza ha la voglia di fare le pulizie, dai, ce l'abbiamo tutti. La più agguerrita forma di resistenza che io abbia mai sperimentato nella mia vita. Perciò, prima che i robot decidano di prendere sopravvento sulla razza umana, godiamoci il lusso di utilizzare questi aiutanti amichevoli per fare tutte quelle cose che non ci va di fare. E dicendo noi, chiaramente mi sto riferendo a me stessa, giusto? Oggi sono in compagnia di questo iRobot! Sì, un altro, ce ne sono mille modelli, esistono un sacco di Roomba, tutti diversi, e qui dopo l'i7 Plus c'è anche l'e5, e adesso vi parliamo invece di questo i3 Plus, che è una sorta di via di mezzo. Si svuota da solo come l'i7 Plus, ma ha qualche sensore in meno e non ha la mappatura avanzata, proprio come succedeva sull'e5. Anche il prezzo è a metà tra i due. i3 Plus costa 699 soldi contro i 999 richiesti per l'i7 Plus e ancora contro i 499 richiesti per l'e5. Detto questo, guardiamolo un po' più da vicino. Sappiate che non ci sono grosse sorprese. Se conoscete già i Roomba, non vi sto raccontando nulla di nuovo. La scocca superiore piatta ha questa trama zigrinata che vi può ingannare. Sembra quasi il tessutino, ma in realtà è plastica. Abbiamo come sempre tre pulsanti, tre, signore e signori. Quello per avviare la pulizia, quello per la pulizia localizzata e quello per farlo tornare a casa sua a fare la nanna e a svuotarsi. La parte frontale ha il paraurti con uno dei sensori, mentre sotto troviamo il resto della sensoristica. Non manca ovviamente il serbatoio, che può essere sganciato e svuotato manualmente, le due spazzole centrali multisuperfici che sono fatte in gomma e la spazzolina laterale rotante che è perfetta per gli angoli e che porta tutto dentro, tutta la spazza. Vi sembra innocua, ma in realtà non lascia scampo neanche al più mimetico dei granelli di polvere, né a pollini, muffe, acari della polvere, allergeni di cani, gatti, topo, ragni e microscopiche e presto condannate forme di vita. Le ruote sono molleggiate e pensate per solcare anche i sette mari. Ah no, quelli non abbiamo. Beh, i mari no, ma le piastrelle, parquet, moquette sì. Attenzione solo ai tappetini più fini perché li sposta. Il mio consiglio quindi è quello di toglierli prima di avviare la pulizia, così siete sicuri di non trovarli in giro per la casa. Cosa fa ogni buon soldato scrupoloso appena termina la sua missione? Beh, torna a fare rapporto al quartier generale, che in questo caso chiameremo Clean Base Automatic Dirt Disposal, che suona pure figo, sembra un'astronave. La Clean Base infatti arriva a contenere l'equivalente di 60 giorni di pattugliamenti antipolvere, o meglio, questa è la stima fornita dai robot, ma ovviamente dipende dalle dimensioni di casa vostra. La sporcizia viene raccolta e accuratamente sigillata in un sacco Allergen Lock che utilizza 4 strati di materiale allergenico e può intrappolare il 99% di polline e muffa. Un giorno o l'altro qualcuno mi dovrà dire dove finisce l'1% di tutto questo, ma vabbè, troveremo risposta un altro giorno. Una volta riempito il sacchetto interno o quando la batteria sta per esaurirsi, il Roomba i3 Plus torna alla stazione di ricarica, scarica il peso, ricarica le batterie e riprende il suo giro dallo stesso punto in cui l'ha interrotto. Insomma, è un soggetto dal comportamento ossessivo compulsivo ed è esattamente il tipo di personalità a cui mi sento di affidare le pulizie di casa mia. Il Roomba i3 Plus impara tutto e non dimentica niente, negli itinerari, i cicli di pulizia, nei punti critici dove la sporcizia si accumula con più facilità, né quella volta in cui a 16 anni ti sei dichiarata Filippo, il bello della classe, ma quello, invece, si è messo insieme a con Lugia, spezzandoti il cuore e facendoti ripiombare nella tua depressione bruttissima. Ecco, Roomba i3 Plus non se lo dimentica e se te lo sei dimenticata tu, lui te lo ricorda, o lei. Adesso però è arrivato il momento di metterlo alla prova. Sei pronto? Pavimento di casa con un po' di tutto, tappeto incluso. Il robot ha pulito ovunque in maniera ordinata e con ottimi risultati. Anche il tappeto è stato pulito egregiamente, senza residui di briciole.
Roomba E3 Plus ha inoltre aspirato i capelli e i diversi fili colorati sparsi sul tappeto. L'unico filo ad essere rimasto incastrato all'estremità delle spazzole multisuperficie è quello bianco. Nel complesso, il livello di pulizia garantita è molto alto e molto simile a quello di 7 Plus. Il nostro è un robot molto pignolo, sofisticato, tanto quanto personalizzabile grazie all'app iRobot Home. Ormai l'avrete già imparata a conoscere, quindi saprete che vi consente di visualizzare lo stato del vostro robot, avviarlo dalla distanza, svuotare il serbatoio e programmare la pulizia. Vi mostra anche la mappa della casa, ma è solo consultativa. Rispetto all'i7 Plus, infatti, non potete selezionare le stanze e dirgli pulisci solo qui o di là, resisti, insisti. Per il resto è comoda, intuitiva e alla portata di tutti. La trovate sia su App Store che su Google Play Store ed è indispensabile per configurare tutte le cose. Tutte cose. A proposito di funzioni smart, potete creare una serie di automazioni per rendere iRobot ancora più intelligente di quanto non sia. Ad esempio potete, dirgli di pulire quando siete fuori casa. In più avete la compatibilità con Alexa e Google Assistant. Questo significa che potete impartire a Roomba E3 Plus degli ordini vocali. E di questi tempi un robot che ci ascolta, fa le pulizie e soprattutto ride alle mie battute orripilanti, lo definirei quasi un compagno ideale. Adesso che vi ho raccontato tutto mi chiederete: Fiona, ma quale prendo? Questo o i7 Plus? Personalmente penso che questo sia più adatto ad una casa come la mia, quindi piccolina, dove non ho l'esigenza di pulire singole stanze o di bloccare l'accesso a qualche area. Se invece avete una casa grande, una famiglia numerosa con esigenze particolari, la ciotola del cane che non volete rovesciare, allora l'i7 Plus potrebbe fare al caso vostro. Direi che oggi vi ho raccontato tutto quello che c'era a sapere di questo iRobot Roomba E3 Plus. Se avete dubbi, domande, perplessità, lasciate un commento e ordinerò al robot di rispondervi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!